Professore, non so se ha avuto modo di dare un'occhiata ai punti della bozza, anche se è stata smentita. In particolare vorrei sollevare da lei una riflessione sui 250 miliardi di debito da chiedere a Draghi di cancellare con un colpo di spugna. Magari, no, non credo che sia una cosa realistica. Teniamo conto di un fatto, la Banca Centrale Europea ci sta aiutando, ci ha aiutato negli ultimi anni, prestandoci soldi fondamentalmente, prendendo allo Stato italiano soldi attraverso l'acquisto di titoli di Stato. Adesso tutto ad un colpo diciamo, beh no, quei soldi che ci avete prestato non ve li diamo più. Ora spero questa cosa sia una cosa messa per sbaglio come elemento forse di provocazione in una prima bozza che non si ritrovi più, ma no, comunque non è realistica la cosa, è una cosa proprio assolutamente impossibile. Anche perché i mercati stanno reagendo malino diciamo stamattina. Ma insomma quello non mi preoccuperei molto. Molto, lo spread è salito, ma i mercati sono ancora molto liquidi. Finché c'è crescita, credo che, e a meno che non si facciano delle cose completamente irragionevoli, non credo che un governo giallo-verde causerebbe un aumento molto rilevante dello spread. È però vero che lo spread adesso il nostro è il più alto in Europa dopo quello della Grecia, perché Spagna e Portogallo stanno messi meglio di noi. Io ho scritto a Borghi spiegandogli che se anche un maggiore deficit aumenta il PIL, lo fa temporaneamente, però non influisce sul tasso di crescita, mentre il tasso di crescita del debito aumenta. Gli ho mandato un paper del Fondo Monetario, non aveva mai sentito di questa cosa, che è una cosa di aritmetica. Allora io mi preoccupo abbastanza se il programma del nuovo governo viene scritto, come da foto evidenti, da Borghi and Company. Allora mi viene il dubbio, prima di tutto, che queste idee di aumentare il deficit pubblico e sostenere l'economia con maggiore deficit abbiano in realtà un fine ultimo, che è quello dell'uscita dall'euro. C'è una considerazione più generale. Salvini dice: se non partiamo da una messa in discussione dei vincoli europei non possiamo fare nient'altro. Ecco, questo è un approccio politico che lei condivide? No, non credo. Io credo che noi abbiamo un problema non perché ci sono i vincoli europei, ma perché abbiamo un debito tra i più alti al mondo. Rimanendo nell'euro, un debito più alto è un po' più difficile da gestire, ma se fossimo fuori dall'euro non è che saremmo nel regno di Bengodi in cui si può fare qualunque cosa. Poi l'uscita dall'euro sarebbe secondo me estremamente pericolosa. Chi pensa che stampando moneta si possa finanziare qualunque deficit pubblico non conosce la realtà dei paesi emergenti, che questo giochino non l'hanno potuto fare perché quando hanno provato a farlo i loro titoli denominati in valuta nazionale non li comprava più nessuno e si dovevano indebitare in dollari. Ecco, forse quello che potrebbe accadere in Italia è proprio questo. Noi ci euroizziamo, nel senso che dopo aver introdotto la nuova lira, la gente non utilizzerebbe quella moneta, ma continuerebbe a utilizzare gli euro, perché se io vengo pagato in nuova lira, tanto io non so quanto varrà questa nuova lira fra 10 giorni o fra 20 giorni, allora tanto per sicurezza io vado in banca e me la cambio in euro, così sto tranquillo. Ecco, credo avverrebbe qualcosa di questo genere.